Niente gol tra Ignos e Folgore nella 25esima giornata del girone L del campionato di seconda categoria. Alla solitudine, la capolista viene imbrigliata dalla formazione nuorese, che resiste agli assalti mamoiadini, ribattendo colpo su colpo. Gabriele Lostia schiera l'Ignos con Marini, Frau, Catte, Muscao, Marcialis, Giampiero Mesina, Monni, Piete, Mura, Bullita e Rubano. Gianni Secchi risponde con Farris, De Soli, Sosini, Mele, Sanna, Massaio, Melis, Buttau, Bonamici, Roberto Zamburgo e Mariane. Arbitra Samuele Mura della sezione di Nuoro. Seguita da un folto gruppo di tifosi, la Folgore prova a sfuggire al pressing dei padroni di casa con i lanci verticale. Roberto Zamburgo riceve da Osini e mette dentro per Bonamici. Marini esce bene. I mamoiadini ci provano anche sui calci piazzati, senza esito. Dall'altra parte la Ignos si affida a Mura, palla a Rubano che trova Farris pronto. Sulla corsia sinistra altro scambio in velocità tra Osini e Bonamici, il cross in aria è impreciso. L'occasione piniti da capi da Monni al 32esimo, ma il palo salva Farris da un gol certo. 3 minuti più tardi, angolo dalla destra e Mariane non riesce a indirizzare la palla nella porta. Anche Mura tenta di sfuggire alla mossa della retroguardia, qui trova lo spiraglio per insidiare il portiere attento. Bullita ci prova su punizione. Due tentativi in fotocopia senza risultati convincenti. Nella ripresa la Folgore avanza il baricentro nel tentativo di sbloccare il punteggio. Lost inserisce anche Ghisio e Samuele Mesina. Al 62esimo in comprensione tra Rubano e Marini, poi l'orgolese sventa la minaccia. La Folgore non sfonda e ci prova anche da lontano, Buttau trova il portiere attento. La capolista mette tanti palloni dentro, ma né Zamburgo né Sanna riescono a scardinare la difesa nuorese. Mister Secchi si gioca anche la carta pinna al posto di Buttau. L'esperto centrocampista ha subito la punizione buona, Marini si salva, poi Bonamici mette fuori. Ancora pinna, trova il corridoio per Melis, palla troppo lunga. L'Ignos non sta a guardare, ci vuole un super Farris a dire di no a Ghisu. Anche Massaio va all'impostazione, apertura per Melis che tenta il gol della domenica senza fortuna. La capolista concede spazio al contropiede, ma la Ignos non è cinica. Bullite tra gli ultimi ad arrendersi e tenta la soluzione da lontano. La Folgore attacca a testa bassa, spunto di Zamburgo che libera Melis, niente da fare. Ci provano anche i neoentrati, palla Sioto che cica la conclusione da buona posizione. L'ultima chance capita a Massaio su punizione di pinna, ma il colpo di testa si perde sul fondo. Finisce 0-0, la Folgore rallenta, dopo Gonone la Ignos ferma un'altra grande del girone.